conto è leggere su internet, studiare la storia di un'azienda, di prodotti, la logistica, la produzione, la distribuzione su un computer, un conto è vederla di persona, toccare con mano. Grazie per avermi aperto i cancelli di casa vostra. Si è complimentato con Giancarlo Paci, il leader della Lega Matteo Salvini, accolto sabato scorso alla Profiglas di Fano. Arrivato poco dopo le 10 ad attenderlo in un piazzale c'erano circa 150 dipendenti, oltre ai politici locali e regionali. Il primo a prendere parola è stato il fondatore dell'azienda. Per me è un grosso onore che abbia scelto di venire nella nostra ditta. Dopo i saluti e i ringraziamenti iniziali, Salvini ha elencato le difficoltà e le esigenze delle imprese marchigiane. Infrastrutture, ci sono strade, autostrade, porti, aeroporti fermi, cantieri fermi da troppi anni, l'impresa nelle Marche è doppiamente complicato. Di più, gli imprenditori, gli agricoltori, i pescatori denunciano una burocrazia regionale asfissiante. Il primo impegno della Lega è rimettere mano ai cantieri fermi da troppo tempo nelle Marche, azzerare la burocrazia della regione che sta strangolando l'impresa. Diversi poi i temi trattati da Salvini, dalle tasse con la promessa di abbassarle se la Lega riuscirà a governare, alle scuole che per il capitano devono riaprire con la didattica in presenza. Sui migranti invece ha contestato i 15.000 sbarchi avvenuti in pochi mesi nonostante il Covid-19. Gli esseri umani, degli scafisti, non puoi chiedere precauzioni, buonsenso, chiusure, mascherine agli italiani e spalancare i porti e avere migliaia di immigrati che girano per l'Italia senza nessun controllo, non è incapacità. Io penso che al governo abbiamo dei complici del traffico di esseri umani. Io andrò a processo il 3 ottobre perché ho bloccato gli sbarchi e qualcuno penso che verrà a processo con me. Dopo che avremo vinto anche nelle Marche, penso che a Roma qualcosa cambierà, ha proseguito Salvini riferendosi alle regionali il 20 e 21 settembre, ha commentato: non saranno due giornate di semplici elezioni, ma di festa, di cambiamento, di progresso e sorrisi. Poi, dopo i selfie concessi ai simpatizzanti, è entrato in una palazzina dello stabilimento di Bellocchi. All'uscita si è compiaciuto con chi ha creato e porta avanti l'azienda diventata leader in Italia e in Europa nel settore dell'alluminio. Ad oggi l'intero gruppo conta circa 1.000 dipendenti. La storia sul sito, però vederla di persona e conoscere anche protagonisti è diverso. Poi vedere che è un'azienda familiare, i dipendenti quasi tutti del territorio, esportano il 70%, ovviamente ci sarebbe bisogno di un porto maggiormente funzionante, di un interporto a Iesi che faccia il suo lavoro. E poi burocrazia e tasse, ragazzi, burocrazia e tasse. Su questo la regione, senza far miracoli, qualcosa lo può fare per abbassare il livello di imposizione fiscale regionale e togliere un po' di burocrazia. Mi ha detto che è 3 anni che stanno aspettando una risposta dal Demanio a Roma dell'allargamento, non è possibile. Il tour nelle Marche di Salvini è proseguito a Falconara Marittima. Durante un comizio in spiaggia ha replicato a un gruppo di contestatori: se vuoi 3 clandestini, ospitali a casa tua e mantienili tu, fratello. E di mantenere sfigati e spacciatori noi ne abbiamo abbastanza. Se li vuoi, lasci il tuo numero di conto corrente e te li porti tutti a casa tua, guarda. Io preferisco aiutare gli anziani in difficoltà e gli italiani in difficoltà. Guarda un po' te.